Ciao a tutti e bentornati nel canale di Studio 72. Oggi andremo a vedere come esportare un video in trasparenza usando appunto il canale Alpha. Prima di tutto però vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto ed ora passiamo al nostro tutorial. Allora, come ben sapete, no, la trasparenza per le immagini è molto semplice, tipo in Photoshop basta mettere un'immagine in PNG in modo da ottenere la trasparenza. In questo caso andremo a vedere come farlo nei video. Innanzitutto, allora, per renderlo in trasparente è ovvio che per non avere dei formati video veramente grossi, di solito si usa per clip molto brevi, ad esempio i banner, quelli che si mettono al di sotto di un video o altre piccole animazioni. Io nello specifico voglio andare a creare appunto questo banner, come quello che vedrete appunto sotto da me nel video, quelli che escono insomma all'interno del mio video. Come vedete, il mio video è trasparente ed ora andremo a vedere come esportare appunto questo video con la trasparenza in modo da essere applicato su qualsiasi altro video. Allora, una volta fatta appunto la nostra animazione, nel mio caso dura 7 secondi, quindi è un video relativamente corto, quello che dobbiamo andare a fare è andare in composizione, aggiungi a coda di render, quello che faremmo appunto di solito per andare a esportare i nostri video su After Effects. Dopodiché andiamo su modulo di output, andiamo a selezionare il nostro formato, io lo tengo in QuickTime, andiamo a spuntare output video. Ed ora, per andare a esportare appunto il nostro video con la trasparenza, useremo i canali alfa, ossia quelli che ci riconoscono il grado di opacità all'interno del nostro video. Quindi, per andargli a dire di esportarcelo col canale alfa, sotto a canali, come vedete abbiamo RGB alfa e RGB più alfa. O se è un video in bianco e nero, cioè che non abbia colori, potete usare solo alfa. Nel mio caso io voglio mantenere i colori, quindi gli dico RGB più alfa. Volendo possiamo andare nell'opzione del formato. Animazione secondo me è il migliore, quindi io nel mio caso lo tengo in animazione. Facciamo ok. Ok anche qui. In output possiamo andargli a dire appunto dove andarcelo a salvare. Quindi nel mio caso io me lo salvo sulla scrivania, quindi faccio salva e poi facciamo, una volta impostato tutto, andiamo su rendering, lui ci farà il rendering appunto della nostra precomposizione. Una volta finito, se adesso io vado a importare appunto il mio video, lo mettiamo su una nuova composizione. E se noi adesso andiamo a verificare, come vedete ce l'ha esportato in trasparenza. Quindi se io vado a prendere, ad esempio vado a importare, adesso importo una foto giusto per farvi vedere, se io vado a scorrere il video, come vedete ce lo dà perfettamente in trasparenza con al di sotto la nostra foto, nel mio caso, oppure un video. Bene, questo è tutto per quanto riguarda questo tutorial, io vi ringrazio di avermi seguito, vi rinnovo l'invito di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, lasciate un like al video se vi è piaciuto, commentate per qualsiasi cosa se avete domande o curiosità, visitate il mio sito www.studio-72.net e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!